Guardia di Finanza di Bologna ha estradati due narcotrafficanti italiani appartenenti ad un'associazione a delinquere legata all'Andrangheta. Latitante nascosto in un B&B di Tropea, su di lui un mandato di cattura europeo. Ricercato dal 2022, all'arrivo degli agenti l'uomo è stato identificato e trasferito subito nel carcere di Vigo. Svolta nell'inchiesta su Cutro, a processo i quattro presunti scafisti, disposto il giudizio immediato per i promotori della tragica traversata. Incendi, Curcio, il sistema calabrese dei droni può essere esportato. Grande successo ieri sera a Roccella Ionica della diretta televisiva Telemia, dove Luca Palamara e Giuseppe Scopelliti si raccontano al numeroso pubblico presente. Storia a lieto fine per la tartaruga Euforbia, che dopo essere stata curata presso il centro recupero di Monte Paone ha riconquistato la libertà. Buon martedì e bentrovati cari telespettatori ad un'altra edizione del nostro TG News. Sono stati estradati narcotrafficanti italiani appartenenti ad un'associazione a delinquere legata all'Andrangheta, un servizio di Giuseppe Mazzaferro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell'aeroporto Da Vinci di Roma Fiumicino e con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione della Criminalità Organizzata, SICO, hanno dato corso alla cattura di due soggetti italiani appartenenti ad un'associazione a delinquere dedicata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di un'incomplessa attività di indagine diretta dal dottor Roberto Ceroni della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bologna, con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia. Le indagini, durate oltre 2 anni, hanno portato al sequestro di 43 kg di cocaina, 44 di hashish, 9.650 prodotti contraffatti, oltre 9.000 euro in contanti e all'arresto in flagranza di reato di 4 persone. Inoltre è stata data esecuzione complessivamente a 42 misure cautelari personali, nonché al sequestro finalizzata alla confisca per sproporzione di oltre 40 immobili e terreni, di cui 23 in Emilia Romagna e 13 in Calabria, 14 autoveicoli e motocicli, beni di lusso, 44 rapporti bancari, 80 fra società, attività commerciali e partecipazioni sociali, per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro di beni. Gli indagati, che lo scorso 30 maggio erano riusciti a sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare in carcere nei loro confronti, rendendosi irreperibili, erano stati rintracciati in Paraguay e così arrestati in quanto destinatari di un mandato d'arresto europeo, successivamente internazionalizzato. Nel particolare, dalle indagini è emerso come i due rivestissero un ruolo di assoluta rilevanza in seno al sodalizio criminale, in quanto contigui ad una pericolosa cosca di 'Ndrangheta. Ritenuti anche uomini di fiducia, nonché cugini del principale promotore dell'associazione, da cui avevano ereditato una vasta rete di contatti nel mondo del narcotraffico internazionale. Così, grazie al costante scambio informativo intercorso con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e in particolare con l'unità del progetto ECHEN, i fuggitivi sono stati individuati in Paraguay ed arrestati dalla polizia locale unitamente ad altre 2 persone. I 2 italiani, immediatamente espulsi dal paese sudamericano, erano giunti presso lo scalo aeroportuale di Madrid nella mattinata del 15 luglio, dove erano stati presi in custodia dalla polizia iberica in attesa dell'estradizione in Italia. Grazie all'attivazione dei canali di cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito dell'Unione Europea, il procedimento di estradizione è stato definito in tempi brevissimi e così, dopo circa 1 mese, gli indagati sono stati rimpatriati dalla Spagna in Italia. Parliamo di un incarico di 700 kg di cocaina proveniente dal Sud America, è stato rinvenuto e anche sequestrato a bordo di un'imbarcazione, oggetto di convergenti indagini da parte della DIA e della Guardia Civile Spagnola. Nell'operazione sono stati tratti in arresto 2 cittadini italiani e da tempo si erano concentrate le attenzioni della Direzione Investigativa Antimafia nell'ambito dell'attività di indagine condotta appunto dalla Direzione Antimafia, già che nel novembre del 2022 aveva portato alla localizzazione e anche alla cattura in Turchia un latitante ricercato, pensate, dal 2018,
in quanto era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa appunto dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione Pollino Europin dell'Andrangheta Connectional. È condannato in primo grado alla pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione proprio per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Pensate, doveva scontare un anno e sei mesi in carcere proprio per reati contro il patrimonio, ricercate dal 2022. Il latitante è stato ritrovato in un B&B di Tropea. Guardiamo il servizio di Maria Antonietta Reale. Un cittadino europeo era ricercato dal dicembre 2022 per reati contro il patrimonio, dovendo scontare la pena della reclusione in carcere per un anno e sei mesi, cui dal tempo della condanna si era sottratto. Nel corso dei costanti e capillari controlli che la Polizia di Stato svolge su tutto il territorio provinciale, ultimamente ulteriormente implementati dal questore di Vibo Valentia e attesa la grande quantità di turisti che interessa le coste della provincia vibonese, è stato attenzionato un soggetto che alloggiava presso un B&B di Tropea. In seguito al tempestivo intervento della squadra mobile di Vibo Valentia e del posto fisso di Tropea della Polizia di Stato, il sospettato è stato identificato, rivelando di essere perfettamente a conoscenza del mandato di cattura a proprio carico. L'uomo, pertanto, è stato tratto in arresto e ora si trova presso il carcere di Vibo Valentia. Il TAR della Calabria con proprio decreto ha sospeso l'ordine di chiusura e sgombero del villaggio turistico Summer Day a Santa Caria del Cetro, emanato giorni fa proprio dal sindaco Ugo Veter. La causa sarà appunto discussa il prossimo 20 di settembre. Infatti il TAR ha così accolto la richiesta di sospensiva presentata dai legali della società Zeus SRL, che ha aperto così la struttura ricettiva ai turisti nonostante l'ente che avesse vietato la prosecuzione dell'attività. Il giudice infatti ha tenuto conto della presenza di numerosi anziani e anche bambini, parliamo circa 200 persone che avrebbero dovuto poi abbandonare la struttura entro mezzogiorno di oggi. Ha tentato di sfondare la porta di un'abitazione dove la sua ex compagna si era proprio rifugiata per sfuggire alla sua grande ira. Parliamo di un 23enne con precedenti di polizia, è stato arrestato subito dagli agenti delle volanti della questura di Cosenza con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato subito adottato in esecuzione di un'ordinanza emessa appunto dal GIP del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura. Una svolta nell'inchiesta su Cutro, parliamo di quattro presunti scafisti, disposto così il giudizio immediato per i promotori della tragica traversata, un servizio di Nicodemo Barillaro. Finiscono a processo i quattro presunti scafisti del caicco Summer Love naufragato lo scorso 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro, causando la morte di almeno 94 migranti. Il PM Pasquale Festa ha chiesto e ottenuto dal GIP Massimo Forciniti il giudizio immediato per Ufuk Gun, turco di 28 anni, Aslan Khalid, 25enne pakistano, Fuad Sami, turco di 50 anni, Afab Hussanain, pakistano 21enne. Per loro il dibattimento inizierà il 4 ottobre al Tribunale di Crotone. Gli imputati hanno 15 giorni di tempo per scegliere di essere giudicati con un rito alternativo, l'abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna o il patteggiamento. I quattro accusati, a carico dei quali era in corso l'incidente probatorio, devono rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e omicidio colposo. Gli imputati, scrive il PM, che ha coordinato le indagini condotte dalla squadra mobile di Crotone, insieme a Abraham Guller, deceduto, avevano organizzato il trasporto in Italia di circa 180 cittadini extracomunitari, ricorrendo inizialmente al natante Luxury 2, partito dal porto turco di Izmir, per poi sostituirlo per una avaria con la Summer Love. Ufuk Gun, si legge nel capo d'accusa, in qualità di componente dell'equipaggio, si sarebbe alternato con Sami Faut e Brian Guller alla guida della barca e avrebbe effettuato piccoli lavori di riparazione a bordo. Sami Fuat, per il PM, durante la navigazione sarebbe rimasto sul ponte della Summer Love nella cabina di comando e avrebbe fornito ausilio e indicazioni ai conducenti dell'imbarcazione, gestendo anche i passeggeri.
Invece ad Aslan Khalid e a Fab Osnain viene contestato di essersi occupati soprattutto del controllo dei movimenti e delle azioni dei migranti che si trovavano sotto coperta e di coloro che venivano temporaneamente autorizzati a salire in coperta. Ma i quattro ipotizzati nocchieri devono rispondere pure delle condotte maldestre che hanno determinato l'affondamento della Summer Love, in quanto c'era la volontà di riportarla indietro. Cambiamo pagina, parliamo di incendi. Curcio dice: il sistema calabrese dei droni può essere esportato. Andiamo a capire meglio. Sono 69 i piromani colti sul fatto fino ad oggi dai droni della Regione Calabria impiegati nella campagna antincendio 2023. Lo ha confermato il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio a Catanzaro per incontrare i vertici istituzionali dell'ente. Un 52% di incendi boschivi in meno rispetto allo scorso anno, il risultato parziale, quello dei droni usato dalla Regione Calabria per individuare i piromani, è un modello che può essere esportato anche sul piano nazionale. Il tema della tecnologia in materia di protezione civile è un tema che spesso viene utilizzato, qualche volta anche abusato, nel senso che la tecnologia è parte della nostra società, della nostra cultura oggi, e tutti noi siamo pronti a venire incontro a nuove risorse e a nuovi strumenti tecnologici. In protezione civile la tecnologia significa anche procedure, quindi io sono molto interessato a ciò che si sta facendo qui, perché non solo vedo la tecnologia, ma vedo la messa a sistema, vedo la procedura, vedo l'interconnessione dei dati, vedo, quindi non è solamente, come dire, banalmente il drone o il mezzo tecnologico, ma come il mezzo tecnologico si inserisce in delle procedure che nel caso dell'antincendio boschivo sono procedure consolidate. Questo fa la differenza, quindi non solo quanto lo strumento è performante, e spesso questo viene confuso, lo strumento performante, il satellite, no? Lo strumento performante con la procedura. Questa è un'esperienza importante perché mette insieme una tecnologia che comunque è consolidata, perché oramai la tecnologia dei droni è consolidata, ma la mette insieme nell'ambito delle sale operative, del coordinamento generale, coordinamento con le forze dell'ordine, l'attrezzatura che serve poi per intervenire, insomma l'importanza è tecnologia e procedura. Utilizzo della tecnologia e coordinamento con le regioni sono dei punti fermi dell'azione della protezione civile. La protezione civile è un sistema dinamico, bisogna sempre stare attenti, la guardia deve essere alta perché i rischi si possono mitigare, non si possono ridurre a zero. Quindi i risultati che sono stati raccolti, i frutti di un lavoro durante tutto l'anno, servono semplicemente per ripartire per gli anni successivi, e non solo per gli incendi ma per tutto il sistema di protezione civile. Non è un caso che oggi siamo qui. Io voglio ringraziare il dottore Curcio, che è il capo nazionale della protezione civile, per questo segnale di attenzione nei confronti della nostra regione. Qui lo ha detto per verificare anche l'andamento del sistema di antincendio boschivo della nostra regione, che è un sistema ormai di prevenzione, e anche l'utilizzazione dei droni, che credo sia stata nelle condizioni, ripeto per volontà del Presidente Occhiuto, di individuare ad oggi 67 o 69 incendiari che sono stati denunciati e saranno probabilmente condannati con pene che sono state inasprite per reati che sono quelli dell'aver appiccato in maniera colposa o peggio in maniera dolosa degli incendi. E noi vogliamo che questo sia uno scatto di natura sociale di una regione che spesso si è segnalata come maglia nera in questo settore, che invece oggi, stando ai numeri, naturalmente i bilanci li faremo alla fine di tutta la stagione estiva, e quindi quando sarà la stagione di antincendio boschivo terminata, ad oggi i numeri sono sicuramente numeri che danno ragione a questa nuova impostazione. Un incendio è divampato nella serata proprio di ieri in un negozio di generi alimentari e cartoleria a Maggisano. Sul posto infatti sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e anche del comando di Catanzaro. Il rogo ha interessato i locali a piano terra di uno stabile, pensate, di 3 piani, che si è sviluppato, secondo i primi accertamenti giustamente del vigili del fuoco, per cause accidentali, forse per un guasto all'impianto elettrico. Le fiamme hanno danneggiato la zona delle casse e l'ingresso, mentre il rimanente locale si è verificato l'annerimento delle pareti e danni dovuti al fumo intenso scaturito appunto dal rogo.
Rimaniamo sempre sulla pagina incendi, infatti la squadra dei vigili del fuoco di Siderno è stata supportata da due automezzi e è intervenuto alle 3 di questa notte in via delle Americhe dello stesso comune, proprio per l'incendio che ha distrutto un food truck e danneggiato l'ingresso e le vetrine di un'attività commerciale. A causa delle quantità della tipologia di materiali depositati all'interno del mezzo pesante, i pompieri hanno lottato per ben 2 ore prima di avere ragione delle fiamme, le cui origini sono in corso di accertamento. La tempestività e la competenza dell'intervento da parte degli operatori del Vigili del Fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero al resto del fabbricato. È stata operata nel corso della notte, le sue condizioni sono molto molto gravi. La donna è rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto avvenuto proprio ieri a Melicucco, nel Reggino, nel quale sono morte 3 persone, tra le quali una bimba di 4 anni. La donna, parliamo di Valentina Crudo, è ricoverata nell'ospedale di Polistena e la figlia invece di 3 anni è nell'ospedale di Messina, anche lei in gravissime condizioni. Cambiamo pagina. Dopo l'incidente mortale nel tratto Melicucco-Polistena, appunto di quello che abbiamo parlato poc'anzi, il primo cittadino Nicolaci parla appunto della grande necessità di ampliare le sicurezze nelle strade, anche perché no, aumentando l'utilizzo dell'autovelox. Guardiamo. Purtroppo devo dire che queste tragedie capitano anche troppo, troppo spesso su questa strada, che poi sia un tratto o un altro, è un problema che si ripete. Sì, noi un mese fa abbiamo installato un autovelox perché purtroppo, per quanto ci riguarda, non è un problema che noi sentiamo nel momento in cui avviene la tragedia, è un problema che purtroppo da tantissimi anni ce l'abbiamo sulla pelle. Io ricordo tutti i ragazzi e le persone che in questi anni su quella strada hanno perso la vita, ma non solo di Melicucco, di Siderno e di tanti altri comuni della nostra piana e non solo. Poi è naturale che quando queste tragedie sono così vicine il sentimento è diverso, poi soprattutto quando persone a noi care non smettono di piangere queste tragedie, il sentimento diventa ancora più forte. Io infatti, come sai, non avevo intenzione di rilasciare nessuna intervista perché volevo, come dire, stare nel silenzio e rispettare il dolore dei familiari e coinvolti. E però io credo che sia giusto comunque metterci la faccia come sindaco e dire quello che uno pensa. Innanzitutto veramente la vicinanza di tutta la mia comunità personale a tutte le famiglie e una preghiera per chi ancora sta lottando perché si riprenda presto. Queste sono situazioni che veramente ci mettono in difficoltà con la nostra coscienza, perché io credo che questa sia una responsabilità collettiva. Qui nessuno si deve sentire esente da responsabilità. Quindi ognuno siamo responsabili? Tutti siamo responsabili. Sindaco, l'installazione di questa autovelox stanno funzionando, ecco, l'installazione, serve una qualcosa? Sì. Allora, sono regolamentari da tutte le previste del codice della strada? Allora, il discorso dell'autovelox, qui non sentite tanti in queste ore, naturalmente posso pure comprendere che presi dal sentimento ognuno
esprima la sua, però io credo che prima di parlare bisognerebbe anche informarsi. Il nostro autovelox sta funzionando più che bene. E abbiamo dei numeri? Ma i numeri sono che la cosa principale, a parte le multe che per me sono relative, il problema principale è che su quel tratto di strada c'è un comportamento da parte degli automobilisti corretto. Da quando c'è l'autovelox è corretto. E una cosa importante che volevo dire, negli anni ci sono stati fatti degli interventi qui a Melicucco, sono venuti i vertici dell'ANAS quando noi abbiamo lavorato, ripeto, insieme agli amici di Gizzo Zerbi, abbiamo lavorato e abbiamo fatto cambiare tutte i guardrail che c'erano sulla Ionico Tirrenica, abbiamo lavorato tantissimo, ma non basta. Un grande successo proprio ieri a Roccella Ionica della diretta televisiva Telemia, dove proprio Luca Palamara e Giuseppe Scopelliti si raccontano al numeroso pubblico presente. Guardiamo. Luca Palamara, il più giovane presidente dell'Associazione Magistrati d'Italia, e Giuseppe Scopelliti, il sindaco più amato d'Italia, l'enfant prodige della politica. Due storie intrecciate da quella che Palamara definisce nel suo libro Il Sistema, la regola del tre, dove i poteri vengono gestiti da magistrati, politica e informazione. Ben trovati, ed è un piacere per me essere qui a Roccella Ionica, che fatemi fare questa nota di amarcord, porto sempre nel cuore, perché qui nel 1987 fu l'ultima vacanza con mio papà, quindi è un luogo al quale sono comunque idealmente affezionato. Che il racconto fatto non è stato mai e mai sarà un racconto contro la magistratura, ma è un modo, un tentativo per porre al centro del dibattito politico-istituzionale un tema, che è il tema di come funzionano i meccanismi interni alla magistratura, cioè i meccanismi di potere. Sulla mia vicenda giudiziaria, così come ho avuto modo di raccontare più volte, qualche quotidiano, uno in particolar modo, ha fatto qualcosa come 14 prime pagine e 45 articoli nel momento in cui vi era ancora la fase, diciamo così, di indagine. Ogni notizia veniva recuperata e enfatizzata come se fosse un oggetto di scandalo, perché quello che si è costruito è stato un processo mediatico. I due ieri sera sono stati protagonisti di una lunga diretta televisiva dal largo Colonne Rita Levi Montalcini, che ha visto un pubblico partecipato ed attento. Durante la serata dal palco l'ex magistrato ha commentato inoltre la vicenda del magistrato Emilio Serrianni, non confermato dal CSM qualche mese fa nel suo incarico, lo stesso protagonista del suo libro Lobby e Logge. Precisiamo bene che io non ho mai gioito e non gioisco delle sventure altrui, quindi questo ci mancherebbe altro. Ma questa vicenda per me è solo una vicenda emblematica per dimostrare che funzionava così. Se è criticato il rapporto, tra virgolette, tra magistratura e politica, o vale sempre o non vale mai. Se vale sempre non può valere nemmeno che un magistrato possa in qualche modo interloquire con un sindaco, con una persona che è sottoposta ad indagini per una determinata vicenda nell'ambito del distretto al quale appartiene. Ecco, questa è una delle contraddizioni. Quello che viene fuori in quella vicenda non è nulla di più, nulla di meno di come normalmente ha funzionato il sistema. Di come perché lei dice funzionato... era protetto da questo sistema, da un sistema di sinistra, perché ricordiamo l'aria. È un sistema che qui non usiamo sempre, sicuramente c'è la sinistra, ma è un sistema che tende in qualche modo ad autoproteggersi, o meglio a proteggere quelle situazioni che sono funzionali al sistema, perché in altri casi il sistema non protegge. Nel periodo di Scopelliti, per esempio, c'è il passaggio da un procuratore ad un altro, che è un tema che poi voglio affrontare perché ripropone un altro grande tema di attualità, cioè come avviene il passaggio poi dalla magistratura alla politica. Perché, per fare un esempio, gli ultimi tre procuratori nazionali antimafia senza soluzione di continuità vanno immediatamente in politica. Che cosa c'è dietro? Quindi c'era già una sorta di predisposizione verso questo o quel partito politico, che poi in questo caso è solo verso questo, perché tutti e tre più o meno
due sono andati nel Partito Democratico, uno nel Movimento 5 Stelle, uno a caso proveniva dalla Procura di Reggio Calabria, pone il problema appunto. E sulla sanità, che torna l'ex presidente della Regione Calabria, a 9 anni di distanza dalla mia presidenza, nulla è stato fatto, ha dichiarato. Qui bisogna fare chiarezza, perché ancora oggi a volte qualcuno, diciamo così, non conoscendo le dinamiche, mi addebita la chiusura degli ospedali. Nel pezzo, nel commento, lei ha fatto un passaggio molto utile. Piano di rientro sottoscritto a settembre del 2009, quindi un piano di rientro sottoscritto da Agazio Loiero, presidente della regione. Fu lui a concordare la chiusura dei 18 ospedali in Calabria e quindi fu lui che da settembre fino al mio insediamento non ha ovviamente, per fatti anche legati alle elettorali, quindi alle elezioni, non ha spostato nulla, non ha fatto un solo atto, proprio perché comunque si era quasi a ridosso delle elezioni, ha preferito non fare atti. Però la chiusura dei 18 ospedali, in quell'accordo col governo, lo sottoscrive Loiero. Io metto in campo soltanto quello che è il piano di rientro che lui andò a firmare col governo. Anziché parlare del passato, come prima diceva molto bene anche Palamara, parliamo di oggi, parliamo che la situazione non è cambiata. Sono io che domando, dopo 9 anni, dove sono le case della salute in Calabria? Cosa hanno fatto gli altri dopo di me? Sono io che domando, ho fatto la gara per i 3 ospedali in Calabria, della Sibaritide, dei Palmi e di Vibo, dove sono le costruzioni? Io ho incontrato non più tardi di 1 anno e mezzo addietro a Milano un professionista che mi ha fermato e mi ha detto: mi sono aggiudicato io la progettazione della Casa della Salute di Siderno, cioè stiamo parlando di progettazione. Gli 8 milioni erano pronti per essere spesi, o meglio per essere investiti. Il problema è che dal 2014 in poi non si è più mosso nulla. A Cittanova vi erano, o a Taurianova, vi erano 6 cuochi con una mensa che non esisteva, perché vi erano state fatte assunzioni clientelari e fuori da quelli che erano i bisogni della collettività, perché la politica ha consentito ai manager di fare questo, perché accadeva che poi ognuno che diventava assessore alla sanità in Calabria doveva costruire l'ospedale sotto casa. Ho firmato il decreto attraverso il quale ho nominato Fabio Borrello commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria. Ho scelto insieme all'assessore dell'agricoltura Gianluca Gallo Borrello proprio per gli ottimi risultati che ha prodotto nella gestione del Consorzio Bonifica di Catanzaro, per il quale negli scorsi mesi ha avviato una grande incisiva azione di riorganizzazione. Lo afferma proprio in una nota Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria. Ebbene sì, dopo la diffusione della chat sullo stupro di gruppo a Palermo è il racconto davvero terribile. Pira dice: doppia violenza fisica e psicologica sulla vittima. Guardiamo. Quanto è stato diffuso dai media dopo lo stupro di Palermo ci deve far riflettere su due fronti. Ancora una volta sulla ragazza stuprata è stata esercitata una doppia violenza, su questo non c'è dubbio. Pensate il fatto che oltre alla violenza fisica perpetrata da questi suoi aggressori, c'è anche una violenza doppia, una violenza psicologica esercitata dal fatto che sulle chat sono girati i video di questo stupro di gruppo, e poi sono girati anche i commenti a questa violenza inaudita, barbara, che mortifica certamente il genere maschile,
Ed è stata anche diffusa dagli organi di stampa sulla base anche di quelle che sono state le decisioni della magistratura, e quindi tutto quanto è stato prodotto dagli inquirenti e dai magistrati per procedere all'arresto di queste persone. E allora, come è accaduto tempo fa, quando tutti si chiedevano: ma è giusto far vedere le decapitazioni dell'ISIS, pubblicare i video, parlarne, così almeno dimostriamo quella che è la violenza dell'ISIS? Dove finisce il confine tra il diritto di cronaca e il diritto di privacy? Certo, non c'è proporzione, perché si tratta di due situazioni completamente diverse, ma anche in questo caso il dibattito si è aperto. È giusto che i giornali pubblichino le chat e quanto è stato scritto e detto e registrato da questi aggressori e questi violentatori? È giusto ancora una volta che nella narrazione sparisca completamente la figura della vittima ed invece venga esaltato quello che hanno fatto questi violentatori? Sono due domande che ci dobbiamo porre. Ma la terza questione, la grande questione, è come arginiamo questi fenomeni di violenza gratuita, come noi, società civile, come noi, educatori, possiamo dare una risposta concreta, effettiva, a situazioni sociali di estremo degrado come quella che è stata vissuta a Palermo. Qual è la risposta che possiamo dare? Qual è la giusta correzione per qualcosa che sta avvenendo? E ci siamo resi conto che non basta soltanto una legge, non basta un provvedimento, non basta un arresto. Bisogna lavorare tantissimo su un cambio di cultura, che deve essere una cultura del rispetto dell'altro, della non violenza, una cultura del rispetto di quelle che sono le nostre identità. E per far questo bisogna subito partire già dalle scuole elementari, bisogna lavorare negli istituti di ogni ordine e grado, bisogna creare dei pool di formatori che facciano passare messaggi positivi anche sull'uso indiscriminato delle nuove tecnologie, perché questa doppia violenza del violentare fisicamente, del distribuire in tutto il mondo immagini di quella violenza, è qualcosa davvero di incredibile. Dopodiché c'è una seconda riflessione: cosa è giusto pubblicare e come bisogna scrivere di questi episodi di violenza, di come bisogna narrarli attraverso il giornalismo, questi episodi di violenza. Su questo abbiamo tanto lavorato e su questo bisogna costruire un percorso che deve essere diverso rispetto al passato, perché, ripeto, esaltare gli aggressori e far sparire la vittima non è per nulla qualcosa che ci possa aiutare in futuro a cambiare questo ordine che vive di disordine, questa rivoluzione al contrario di quelli che dovrebbero essere il rispetto, la giusta dimensione di una società che si definisce civile. Tutto quello che è accaduto non ha nulla a che vedere con la civiltà. E ora ci fermiamo un pochino, non cambiate canale. Ci spostiamo adesso a Monte Paone, perché la comunità è davvero sotto shock proprio per la morte di una ragazza di soli 23 anni deceduta nella propria abitazione. Ancora da chiarire le cause del decesso, che non si è riuscita a evitare nonostante la richiesta di soccorsi inoltrata al 118. Stando a quanto è riportato, sono voluti circa 18 i minuti per ottenere l'intervento di un'ambulanza non medicalizzata proveniente da Isca sul lo Ionio, il cui equipaggio ha provato inutilmente a rianimare la giovane. Proprio per la famiglia qualcosa in più si sarebbe potuto fare, ma stabilirlo sarà ora giustamente l'esame autoptico ordinato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a seguito di una denuncia presentata appunto alla stazione dei Carabinieri.
Cambiamo totalmente pagina e parliamo invece di sanità. L'OCRI al via la raccolta firme contro lo smantellamento dell'ospedale. A lanciarla è proprio il presidente del Tribunale proprio per i diritti del malato Pino Mammoliti. Il manager aziendale ostacola al funzionamento del nosocomio. Guardiamo il servizio di Nicodemo Barillaro. Neppure il tempo di accogliere positivamente la notizia della destinazione del medico reggino Antonio Maria Cardona, che ha dato la propria disponibilità a espletare i propri turni di servizio nel reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Locri, che l'attività dell'Associazione Tribunale dei Diritti del Malato e del Cittadino, presieduta nella sua articolazione locrese dall'avvocato Pino Mammoliti, lancia online la preannunciata petizione per chiedere le dimissioni del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia. Per ora solo sul web, ma entro la settimana saranno allestiti i banchetti per la raccolta firme da allestire nei principali punti di ritrovo del territorio. E ora più che mai necessario, ha scritto Pino Mammoliti lanciando la petizione, procedere tutti uniti a difendere il nostro diritto alla salute dalla evidente volontà di smantellare l'ospedale a Locri. Per fare questo, ha proseguito, dobbiamo chiedere la rimozione del manager aziendale, primo vero ostacolo al funzionamento dell'ospedale a causa dell'ostinata decisione di non prendere atto che a Locri mancano 18 dirigenti medici e poco utile si rivela la presenza sempre insufficiente di infermieri e operatori sociosanitari. Fin qui la petizione. Quanto sta accadendo in questi giorni invece avvalora ancora una volta la tesi espressa dalla presidente del comitato Difendiamo l'ospedale, Bruna Filippone, nel corso di un recente incontro, secondo la quale i pazienti che giungono in emergenza all'ospedale di Locri vengono immediatamente stabilizzati e poi destinati agli ospedali di Polistena e Reggio, gli unici capaci di assicurare un ricovero, accertamento ed eventuali interventi ai pazienti acuti. Dunque, al momento l'ospedale di Locri è in grado di garantire, e non in tutti i reparti, solo gli interventi programmati, decisamente poco rispetto a quelle che dovrebbero essere le attribuzioni di un ospedale SPOC e punto di riferimento di un territorio di poco meno di 150.000 abitanti. Una situazione che persiste nonostante il ricorso temporaneo dei professionisti al gettone delle cooperative in pediatria e all'innesto dei medici cubani inseriti in un contesto strutturalmente deficitario. Tuttavia, proprio per mostrare fiducia e speranza e uno spirito di accoglienza e ospitalità, saranno loro a ricevere per primi un premio speciale che il Tribunale del Malato ha deciso di istituire e di attribuire a tutti coloro che nella Locride si renderanno protagonisti di attività e interventi incisivi nel sociale, aggiorni l'ufficialità della premiazione. La notte scorsa, sulla spiaggia nell'area SIC da Trammarina e i laghi di Sibari nel comune di Cassano allo Ionio, sono nati e hanno preso il largo ben 63 esemplari di tartaruga caretta caretta. La schiusa delle uova deposte oltre un mese fa è avvenuta sotto l'osservazione dei volontari del WWF. Il nido scoperto a luglio è stato protetto fino alla notte scorsa dai volontari del WWF che poi hanno subito aiutato i piccoli a raggiungere il mare. Delle 72 uova deposte, 71 sono chiuse con 63 piccoli che hanno raggiunto così il mare. Una storia davvero a lieto fine, parliamo della tartaruga Euforbia che dopo essere stata curata presso il centro recupero di Monte Paone ha riconquistato così la libertà a Roccella Ionica. Guardiamo il servizio. Dopo un lungo periodo di riabilitazione e cure presso il centro recupero tartarughe e altri animali di Monte Paone, la tartaruga Euforbia è tornata finalmente a casa. Quella di Euforbia è solo una delle tante storie il cui lieto fine è stato reso possibile grazie al lavoro incessante dei volontari dell'Associazione Mare Calabria, nata nel 2017 e che non solo si occupa di pronto intervento nel caso di animali marini spiaggiati e in difficoltà e per quelli bisognosi di interventi chirurgici e terapie, ma il gruppo è formato dai maggiori studiosi dei mari calabresi, che hanno contribuito alla raccolta di un'enorme mole di campioni e di dati, avviando innumerevoli ricerche da parte di diverse università ed enti su tutto il territorio nazionale.
è in corso la liberazione di Euphorbia, che è un animale subadulto di Caretta Caretta, ritrovato il 9 giugno di quest'anno gravissime condizioni perché aveva ingerito amo insieme al filo. Quindi questo animale è rimasto per diversi mesi in degenza, ha subito 8 diversi tagli intestinali, molto grave, molto difficile il postoperatorio, quindi oggi è veramente una grandissima gioia rivederla, riprendere l'habitat naturale. La tartaruga Euphorbia ha preso il largo nei pressi della splendida spiaggia di Roccella Ionica, più volte premiata a bandiera blu per la sicurezza delle sue acque. Un'altra bella giornata di un momento di educazione ambientale importante, grazie all'Associazione Mare. Grazie particolare alla dottoressa Stefania Giglio e a tutto il suo staff. Oggi liberiamo un'altra caretta, un bel momento di partecipazione e di riflessione su quello che è il mare e su cosa dobbiamo fare per tutelarlo. Sono davvero molto felice perché questo è uno dei tanti eventi che si sono ripetuti in tema di educazione ambientale nel corso di questa legislatura. Godiamoci questa bellissima giornata e l'imminente liberazione di questo splendido esemplare di Caretta Caretta. Una notte davvero all'insegna della cultura e anche dell'enogastronomia, quella vissuta a Bianco, un servizio di Pino Carella. Ancora una serata di festa a Bianco con la notte dell'enogastronomia e della cultura bianchese. Mostre, storia, musica, gastronomia sono stati una miscela ideale che sono riusciti a coinvolgere tantissima gente fino a tarda ora. Serata voluta fortemente dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del comune di Bianco. Sentiamo le interviste agli assessori che hanno organizzato l'evento. Allora, la manifestazione che vedete questa sera è stata ideata un mese fa, quindi abbiamo avuto poco tempo come amministrazione comunale per poterla organizzare, ma il tutto è nato dall'idea di voler mettere in risalto la cultura bianchese e di valorizzare e promuovere il territorio, quindi un discorso di promozione culturale e turistica. Io ringrazio tutta l'amministrazione comunale, l'assessore Maria Muglià che è qui vicino, che ha organizzato insieme a me la manifestazione, l'evento, un evento che che è caratterizzato da un itinerario che passa attraverso diverse postazioni, quindi c'è una postazione delle aziende del territorio, c'è una postazione di gastronomia, una postazione Svago Bimbi e una postazione culturale. Ringraziamo tutte le associazioni che sono presenti qui stasera, che ci hanno dato un grande contributo alla realizzazione di questa serata. Come ha già spiegato la mia collega, questa è una serata dedicata alla cultura del Bianco e si concluderà con uno spettacolo musicale, Oscar Zaccuri, che ci farà divertire e concludere così i festeggiamenti dell'estate bianchese. In questa manifestazione promossa dall'amministrazione comunale, la nostra associazione ha fatto uno stand dove racconta dove racconta mediante video e mediante cartellonistica il Bianco che fu, sia dal punto di vista calcistico, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista religioso. Perfetta e anche riuscitissima la sagra del pollo a Pirgo di Grotteria, ma musica e divertimento che hanno contribuito ad allietare la serata. Guardiamo. Com'è nata questa idea della sagra del pollo? È un'idea che ormai la stiamo portando da tanto tempo avanti, grazie a Dio, grazie pure alla presenza di tutte le persone, di anno in anno va sempre meglio, supera sempre le previsioni che noi facciamo. Poi il Covid, la gente ha comunque risposto oppure? Niente, il dopo Covid è stato un periodo di stand by per tutti, però la gente, tutti noi abbiamo voglia, diciamo, di fare gruppo, di stare insieme per poter vivere queste evenienze, queste belle manifestazioni che ci fanno di stare bene un po' a tutti, e a livello di palato, diciamo, gustativo, e a livello di incontro di amici e di persone che magari non si vedono da tanto tempo. Come sta andando questa festa Sagra del Pollo? Guarda, siamo non contenti di più, questa è la 16ª edizione che facciamo e sinceramente siamo molto soddisfatti perché vuol dire che piace anche alla gente, vediamo che si stanno divertendo, ci hanno fatto i complimenti perché il mangiare è buono, quindi che dire, grazie
Speriamo il prossimo anno di fare ancora meglio. Che cosa consiste questa tradizione Sagra del Pollo, appunto? La Sagra del Pollo è una tradizione tipica di Grotteria, della contrada di Pirgo, in quanto comunque è da diversi decenni che sul territorio ci sono commercianti che hanno sempre portato avanti il commercio dei prodotti avicoli, e questo diciamo che è un po' la caratteristica del nostro territorio, ed è per questo che è nata l'intenzione 16 anni fa di fare questa Sagra del Pollo, di realizzare questa Sagra del Pollo, anche perché è una delle attività prevalenti. Gli ambulanti sono commercialmente sul territorio, sono molto presenti, quindi è per questo che è nata l'intenzione di creare la sagra, in maniera che il nostro territorio venga riconosciuto e identificato per una sagra, per un prodotto, e il nostro prodotto è il pollo. E andiamo a guardare i titoli dei giornali. Ben ritrovata a tutti, rassegna stampa di Telemie, martedì 22 agosto, i quotidiani calabresi, i fatti più importanti della giornata in rassegna, iniziando dalle prime pagine. Incominciamo con il Quotidiano del Sud, l'edizione Calabria, incendiato l'elicottero di Calabria Verde, questo è il titolo di tutta pagina, incredibile episodio a Cittanova. Dall'inizio nessun dubbio sull'origine dolosa, il mezzo aereo era impiegato per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. A tardissima sera fermato dai carabinieri un 28enne di Cittanova. Approfondiremo poi questa notizia anche all'interno. La tragedia, scontro sull'Aionio Tirreno, una giovane mamma lotta per la vita, la tragedia ancora su quella strada letale, urgente il raddoppio delle corsie, qui l'approfondimento dopo l'ennesimo incidente sull'Aionio Tirreno. Ambiente, il capo della Procev in Calabria, i droni antincendio modello da imitare in altre regioni. E ancora sanità, Eli soccorso regionale, avviate le procedure per una nuova gara, l'ultima era scaduta e prorogata nel 2017. Intanto in questa foto ciò che rimane dell'elicottero di Calabria Verde divorato dalle fiamme, per quanto riguarda l'incendio dell'elicottero di Calabria Verde. Per quanto riguarda invece l'immigrazione, il tema migranti e profughi destinati a Bologna arrivano in Calabria. Poi dalle varie province, Catanzaro, primo consiglio dopo il rimpasto Fiorito, il sindaco difende le sue scelte. Reggio Calabria, raid vandalici al sistema di illuminazione pubblica. Vibo Valencia, replica dell'ASP, i cubani in servizio nel pronto soccorso. E poi Crotone, l'assessore al turismo, bisogna migliorare l'offerta ricettiva. Calcio, Catanzaro e calcio mercato, oggi il giorno della verità. E ancora calcio, Regina, indizi di ripartenza, Saladini resta. Coda, parleremo anche di calcio e soprattutto delle calabresi. Il riconoscimento e il ricordo di Emanuele Giacuia al premio Muricello. Lasciamo il Quotidiano del Sud, è il momento di occuparci di Gazzetta, che titola E Reggio, il PNRR non dà certezze, mentre gli enti locali vanno avanti, ha sprombattuto per rispettare i tempi e hanno già firmato alcuni contratti. Comune e Metrocity preoccupati per il mancato arrivo delle anticipazioni. E ancora la fotonotizia di centro pagina, al terribile incidente sull'Aionio Tirreno, questo tragico frontale, Valentina sta lottando per la vita. Due comunità piangono Antonella Teramo, la figlia e Domenico Politi, morti dunque sulla strada di grande comunicazione. Andiamo avanti, le notizie nel taglio alto sono i titoli sottotestata Reggio Bergamotto, la seconda DOP è più vicina, qui intanto Zembalatti, Tramontana e Pizzi in conferenza stampa. La strage di Cutro a distanza di diversi metri e diversi mesi, a processo in quattro, disposto il giudizio immediato per i presunti scafisti. Procedimento al via il 4 ottobre nel naufragio, ricordiamo del 26 febbraio, morte almeno 94 migranti, va avanti intanto l'inchiesta parallela sui mancati soccorsi.
Continuiamo con Spalla, gli occhiali di Reggio e Provincia, Calabria, meno incendi estivi, il capo della Procev loda il modello droni. A Santo Femmia ad Aspromonte il sindaco ordina la messa in sicurezza delle case bruciate, l'incendio di sabato sera in corso Umberto I sta creando anche disagi per la viabilità nel centro. A Cittanova Rogo distrugge invece un elicottero di Calabria Verde, a Palmi Maria Teresa Leva eletta Animella sarà in cima alla varia di domenica. Riparte la preparazione, proprietà della regina, gruppo interessato, riapre il Sant'Agata. Domani alcuni giocatori riprenderanno gli allenamenti a una settimana dal Consiglio di Stato e qui si conoscerà veramente quale sarà il futuro della regina. Che tempo ci porterà questo martedì? Scopriamolo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con deboli temporali. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, il nostro TG News finisce qui. Alla prossima da Raffaella. Guardia di Finanza di Bologna ha estradati due narcotrafficanti italiani appartenenti ad un'associazione a delinquere legata all''Ndrangheta. Latitante nascosto in un B&B di Tropea, su di lui un mandato di cattura europeo, ricercato dal 2022. All'arrivo degli agenti, l'uomo è stato identificato e trasferito subito nel carcere di Vigo. Svolta nell'inchiesta su Cutro, a processo i quattro presunti scafisti, disposto il giudizio immediato per i promotori della tragica traversata. Incendi, Curcio, il sistema calabrese dei droni può essere esportato. Grande successo ieri sera a Roccella Ionica della diretta televisiva Telemia, dove Luca Palamara e Giuseppe Scopelliti si raccontano al numeroso pubblico presente. Storia a lieto fine per la tartaruga Euforbia che, dopo essere stata curata presso il centro recupero di Monte Paone, ha riconquistato la libertà